Di calcio. Oltre 40.000 persone sono presenti allo stadio comunale di Bologna per assistere al confronto fra i rossoblù della Dotta e i viola di Firenze. Grande è l'aspettativa per questa partita, poiché Bologna e Fiorentina sono due forze nuove del campionato 53-54. Lo scontro diretto dovrebbe dire quale delle due è più attrezzata per tentare di inserirsi d'autorità nel ristretto gruppetto delle grandi squadre. I petroliani, che quest'anno hanno ritrovato il loro funambolesco capitano Gino Cappello, impostano una maschia partita d'attacco, con l'evidente intento di far saltare la munita retroguardia dei viola, che passa come una delle più impenetrabili del campionato. Oggi però manca Magnini, ed è forse per questo che Viani ha schierato Cervellati a sinistra, sperando che la veloce aletta riesca a confondere e sorprendere Capucci, sostituto del terzino nazionale. La difesa della Fiorentina è però degna della sua fama, e tutti gli assalti dei rossoblù si infrangono su una ferrea barriera. In questo grande concertato rossoblù, i fiorentini impostano qualche rara puntata in contropiede, cercando di sfruttare le doti di velocità di Mariani. Invano Cappello si prodiga ora nell'azione personale, ora lanciando i giovani interni Pozzan e Pivatelli. Al momento decisivo sorge sempre un viola ad allontanare la minaccia, e se non bastano i difensori, c'è pronto anche il professor Green, con la sua classe sempre impareggiabile. Il tempo trascorre inesorabile e le sorti della partita sono ancora incerte. Indiscussa è la superiorità dei locali, ma nel calcio sono le reti quelle che contano e di reti i rossoblù non ne hanno ancora segnate. Così, come accade molto sovente nel calcio, il Bologna preme con insistenza, ma è la Fiorentina che passa inaspettatamente in vantaggio al 17° della ripresa. Un perfetto lancio di Green invita Mariani in un corridoio libero. Dalla destra dei viola batte Giorcelli con un tiro raso terra. Esultante, evitato il placcaggio di Green, il marcatore corre verso i bordi del campo. Sfugge all'abbraccio di Capucci e si abbandona piangendo nelle braccia dell'allenatore Bernardini. Solo allora si concede l'affettuoso bacio dei compagni. Il Bologna è scosso e la Fiorentina insiste minacciosa. 36° minuto. Un centro di Garcia è sfiorato da Greco. Irrompe Pozzan che segna, ma l'arbitro ha ravvisato un fuorigioco di bacio e annulla. 41° minuto. Angolo di Garcia, testa di Pozzan, ribatte Cervato, ancora Pozzan, rovesciata di Ballacci, rete. Sfuma così l'incubo di una immeritata sconfitta.